No, io credo che dietro ci sia un grandissimo problema sociale, che è quello di un'immigrazione incontrollata. Questo è il grave problema che crea tensione. Poi certo si innesta sopra questo le polemiche politiche, le strumentalizzazioni e tutto quello che vogliamo, ma il vero problema, il punto è quello. E anche a Macerata non era così difficile da prevedere. A Macerata, a me spiace autocitarmi, ma 2 anni fa scrissi nel libro Profugopoli un capitolo, pagina 57, chi lo vuole leggere, a Macerata sta crescendo la tensione, perché gli stessi centri di accoglienza, dice che c'è un grande centro d'accoglienza, il famoso GUS di cui si parla tanto, diceva forse siamo troppo grandi per Macerata. Quindi non c'è niente di imprevedibile, è semplicemente che c'è un dramma, un problema, un'emergenza sociale che esplode. E poi certo la campagna elettorale si innesta su questa, ma al centro non possiamo dimenticare, il problema è l'immigrazione fuori controllo, totalmente fuori controllo, quello è il vero problema. Ma in estrema sintesi viviamo di fronte a un grande paradosso, perché l'Italia è il paese in Europa in cui vi è la più alta percezione di paura nei confronti degli immigrati, ma è anche il paese in Europa considerato oggi un modello per come si governa l'immigrazione. Io capisco naturalmente che sia complicato oggi rendersi conto di questo, però vorrei citare 3-4 dati rapidissimi per capire di cosa parliamo. Negli ultimi anni sono diminuiti in Italia i delitti, gli omicidi e le rapine. Nell'ultimo anno è diminuito dell'1,1% il numero di omicidi commessi in Italia da immigrati. L'Italia è il terzo paese in Europa, anzi il terzultimo paese in Europa per rapporto tra rifugiati e popolazione. Siamo a 2,4 ogni 1.000. Vi cito altri due dati. Nell'ultimo anno gli sbarchi di immigrati in Italia sono diminuiti del 34%. E il numero di irregolari presenti in Italia nel 2008, cioè 10 anni fa, era di 12 ogni 1.000 persone, oggi è di 8 ogni 1.000 persone. Questo che significa? Significa che la paura dello straniero sia ingiustificata? No, non è ingiustificata, lo dice anche il Papa, che è legittimo e anche naturale avere paura dello straniero. Il problema poi, se si vogliono affrontare questi temi guidati dalla paura, e secondo me sia da una parte Salvini sia da una parte Saviano, alimentano entrambi il grande mostro italiano che si chiama percezione della paura, perché entrambi non possono riconoscere che l'Italia, volente o nolente, è un modello per come si governa Perché fai no, l'immigrazione. Giordano? I numeri che dice di... No, perché quello che significa quello diceva Claudio Cerasa, che cosa significa? Significa che non ha mai attraversato la stazione centrale di Milano di sera, o significa che non è mai stato in un quartiere popolare, perché nei salottini del centro, nei salottini eleganti dove ci si è tutto bello, ci si può anche raccontare la favola dell'Italia che è il paese migliore del mondo. Dopodiché purtroppo la realtà non è così, la realtà non è quella. La realtà è no, il Io problema, voglio lo sentire ripeto, il problema non concretamente, è, però. come si dice, l'industria della paura, il problema è la paura, No. cioè è la gente italiana che ha paura e ha paura, a mio modo di vedere, ha ragione. La Ha però ragione, ha dobbiamo paura, se vogliamo e non è che essere. se si accusa l'industria della paura si risolve Sì, se tutto. vogliamo Significa essere non un avere po'. presente quello che è il paese. Se vogliamo essere un po' seri, ho l'impressione che Sì, noi vogliamo essere seri, Cerasa, noi ci proviamo a attraverso lo essere seri da studio. anni. Mi Da scusi, anni proviamo a scusi, essere seri attraverso a lo studio raccontare dei. quello che è Mi il scusi. paese di fronte a gente che invece non lo No, vuole no, capire. mi scusi, E noi però ci se proviamo a dobbiamo. essere Un seri. attimo, Lo so Mario, che un ti risulta attimo. difficile Se vogliamo capirlo, ma ci chiacchierare proviamo a essere sulla. seri. Se Eh, vogliamo ci chiacchierare. proviamo a essere No, no, un seri. A attimo. raccontare il paese com'è, Sì. non è quella del Aspetta, posso fogliettino intervenire? piccicino, piccicino, Va piccicino bene. che ti No, perché? racconti il Va tuo bene. bel mondicino. Un attimo, Giordano, un attimo. Ci Allora. proviamo. Intanto un bravo giornalista dovrebbe avere anche la capacità di raccontare l'Italia non per come la vuole vedere, ma per quello che è. E per vedere Bravo l'Italia Cerasa, vai a come è raccontarla, vai in giro a fatta, io ci vado raccontarla, in non giro, ci per vado come in vuole, giro, per ci vado in com'è, giro vai e a guardo anche i raccontarla, dati. vai a La vederla com'è. differenza è che c'è chi va in giro e guarda i dati e c'è chi va in giro e non guarda i dati perché vuole raccontare il mondo che gli fa comodo. E questo Sì, purtroppo ti fa fa comodo. comodo a molti A te fa perché, comodo quel no, mondo, a me Cerasa, a non fa te che stai comodo, chiuso a me nel non tuo fa comodo. salottino, ti Vabbè, piace quel io voglio mondo. chiedere allora al Vai a sindaco, vederlo il scusatemi, mondo, vai scusami, Cerasa, un vai a attimo. conoscerlo. Sindaco, ma...